Buongiorno amici, oggi lunedì 20 luglio 2009. Apriamo la lettura dei giornali con il quotidiano della Calabria che apre con notizie un po' tragiche per quanto riguarda sulle spiagge della Calabria, con questo mare molto agitato. C'è stata qualche disgrazia come il mare calabrese. Maledetta domenica, apre il quotidiano. Onde alte, grave un giovane adriatico trasportato in eliambulanza. Un altro salvataggio è stato a Gizzeria Lido. Con questo poi ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda il salvataggio a Gizzeria, una maestra invece annega purtroppo a Montepaone e nessuno se ne accorge. Muore nell'indifferenza nello Ionio calabrese una maestra nubile, dice l'articolo del quotidiano della Calabria. Invece ad Amantea un eroico carabiniere recupera una donna da più di un'ora in balia dei marosi. La foto della sciagura dove è avvenuta ieri a Montepaone, vicino Soverato, siamo nel Catanzarese Ionico, i rilievi dei carabinieri nella spiaggia Montepaone in cui è morta la donna. Andiamo a vedere invece di fianco, troviamo un'altra notizia un po', che ci mette un po' di tensione, allarme nuova influenza, alla Lamezia ricoverati altri due studenti provenienti da Londra, salgono a 4 gli accertamenti, è già arrivato un esito negativo dai controlli dell'unità di crisi posta a Cosenza. In alto abbiamo lo sport, Giro di Reggio, in volata vince Baliani nel ciclismo. Nuoto delusione di Cagnotto, moto Gran Premio, Valentino è super. Di taglio basso troviamo ancora Sanità in Calabria, PDL all'attacco, no allo Iero come commissario. I capigruppo chiedono al governatore di dissociarsi dalla gestione dell'ASP Cosentina. Reace artisti in strada per i murales antimafia. Ancora in basso, Val Raduno si toglie il busto e grida: sono guarito. Un viaggio indimenticabile a Salerno per un giovane di Montaltofuco della provincia di Cosenza, protagonista di un presunto evento miracoloso. La protesta a Crotone, la testimone di giustizia perde i sensi e viene ricoverata. Poi c'è un po' il Corriere della Sera a farci compagnia oggi, apre con Borsellino, misteri e polemiche sull'uccisione del magistrato di Palermo, Napolitano, eroe della legalità, il caso delle accuse di Riina, i PM pronti a sentirlo, i familiari, lo Stato assente alla commemorazione. Poi c'è anche il Papa ai disoccupati, dice non scoraggiatevi, alza la mano ingessata. Papa Ratzinger, benedizione con la mano fasciata dalla gessatura. Papa Benedetto XVI a Romano Canavese, dove ha celebrato l'Angelus. Benedicendo con la mano ingessata destra, ha parlato della crisi, colpisce il lavoro, ma ai disoccupati dico: non scoraggiatevi. Cerca di dare coraggio il Papa a tante, tante persone che hanno perso il posto di lavoro o che non hanno mai avuto un posto di lavoro. C'è una simpatica vignetta di Giannelli. Partito Democratico, due punti, iniziative per una nuova influenza, e si vede Bersani, D'Alema, Franceschini, lo stesso Fassino e Veltroni, bendati sulla bocca per non attaccarsi al virus. Il Corriere dello Sport invece apre con Platini, esalta Diego, ha fatto belle cose, con lui la Juventus è da scudetto, grande festa a Jeuf. 1-1 con Nancy, segna Amaury. Nella foto gigante Jean-Claude Blanc, 46 anni, amministratore delegato della Juventus, e Michel Platini, 54 anni, presidente della UEFA e campione in passato della stessa Juventus. Siamo di taglio basso il mercato, le altre trattative. José Ignacio Castillo, 33 anni, suonati, e lascia il Lecce per approdare a Firenze nella Fiorentina. Preso Castillo, la Lazio. Da Lecce, Lazio c'è Lugano. Eccolo qua, Ignacio Castillo, ce lo ricordiamo tutti, con la maglia della Vigor Lamezia, del squadrone del presidente Alfredo Mercuri, dove lui fece un sacco di gol, oltre 30. Poi ai playoff la Vigor Lamezia passò di diritto in C2 con il gran gol di Ignacio Castillo, che adesso gioca in Serie A.